Buonasera a tutti, sono Leonardo Ferro da Salemi, ho 38 anni, sono un agricoltore di come professione e sto cercando la donna ideale che purtroppo fino ad oggi non ho potuto trovare. Perché oggi purtroppo è difficile, siamo una società, diciamo, siamo soggiogati da vizi e da benessere purtroppo, e le donne purtroppo sono quello che sono, giustamente, ognuna ha i suoi pregi e i suoi difetti. E io sarei, diciamo, orientato su una donna da 30 ai massimo 38 anni, single, perché io sono, anche sono divorziato, ma figli non ne ho, e vorrei, diciamo, una donna single anche per me motivi personali, giustamente, che non terrei, diciamo, a specificare qui. Ho questo sogno nel cassetto di riformarmi una famiglia, quando verrà il momento, giustamente, quando incontrerò la persona ideale, perché no? Si riforma una famiglia, dei figli. Io sarei anche tentato in incontrare una bella ragazza così, con gli occhi chiari. Su 1,70 m, sui 70-75 kg, di buona famiglia, che sia, diciamo, una brava casalinga, che sono stufo e al di sopra, diciamo, ai capelli, di incontrare persone non idonee, diciamo, alla mia persona, anche che sono un agricoltore, ma ho una certa cultura pure, mia personale. Stufo di incontrare, ripeto, persone, donne di, come vorrei dire, perché non hanno una certa cognizione, diciamo, di, non sanno fare un tubo, per dirla più pulita, ecco. La mattina io sarei, diciamo, non che mi porta la donna a caffè, diciamo, il caffè a letto, per carità, no, ma almeno sia idonea, diciamo, alla casa, ecco, sia sistemata, educata, di buona famiglia, che sappia, diciamo, accudire la casa e anche me. Oh, non sanno fare un bel tubo, diciamo. Tutti dicono sì, ci vanno tutti chi da ammaccata a Sanamore. No, io non sogno ammaccato per niente, anzi, io sono uno che sa bene ragionare. E se sono qui, a parte qualsiasi pregiudizio, sono qui, diciamo, per ritentare l'ultima volta. Se qualcuna da Trapani, provincia e Trapani, si faccia avanti alle, diciamo, alle condizioni che io sto dicendo attualmente.
cosa dire, che non siano persone, diciamo, personaggi strani che io fino ad oggi ho incontrato come persone, sì, abbastanza, io sono un pochettino, diciamo, ho qualche chilo, per carità, ma ne ho incontrato proprio straforme, proprio, ecco, strane, come vorrei dire, che hanno depressione, che poi l'apparenza fanno Gesù Virgine Maria, ecco. Che hanno disturbi psichici, che ha, come vorrei dire, che hanno pure questioni, diciamo, pure penale, dipendenza col tribunale, quei figli levati, ecco perché vorrei singole da buona famiglia, per non avere brutte sorprese in futuro, ecco. Cosa dire di più? Chiunque sia, diciamo, attentata a chiamare, lo può fare tranquillamente, ecco, col numero in sovrappressione che voi vedete, e che non chiamate soprattutto anonimo o prendere la famosa, diciamo, classica presa in giro, che io non sono, che non la amo, ecco. Cosa dire più? Che non siano persone, diciamo, terra terra o tasce, male comandate, ecco, fodde, perché quelle fodde non ci saccio combattere. Beh, giusto che lo dico. È una persona con i piedi per terra e non con la testa sopra le nuvole. Sistemata, a posto, e che sia, diciamo, di buona soprattutto, di buona figlia e figlia di Verdano, se c'è, giustamente, e se si fa avanti. Se non c'è, che sia basta cavare questi requisiti che io sto dicendo attualmente. E questo è tutto. Un grosso saluto da Leonardo, da Salemi. Ciao, ciao, ciao.